Professor Sartori, voi avete sottolineato che questa proposta referendaria non ha il timbro di un partito, però potrebbe avere conseguenze importanti sullo scenario partitico e sulla prassi politica. Quali sarebbero in due parole? Il sistema elettorale trasforma i voti in seggi, quindi è il più grande strumento manipolativo della politica. Il Porcellum è un sistema elettorale distorcente, inaccettabile e truffaldino, perché oltre che trasformare i voti in seggi, raddoppia i seggi di chi ha avuto pochi voti e non abbastanza voti. Quindi stravolge completamente il significato di un'elezione. La minoranza viene trasformata in maggioranza, questo non è accettabile. Poniamo che venga eliminato il premio di maggioranza, questo potrebbe influire anche sul tentativo di costruire un sistema bipolare, darebbe maggiore peso al terzo polo o no? Ma sai, queste sono dinamiche che avvengono o non avvengono, non si possono disciplinare. Se si crea una certa distribuzione, allora si crea un sistema che dà spazio al terzo polo, a un polo di centro, diciamo. E con altre distribuzioni il polo di centro viene stritolato e non nasce. Ma non è questo il punto. Bipolare o tripolare, abbiamo bisogno di un sistema che funzioni, e che funzioni decorosamente e democraticamente, si capisce. Poi se le gambe sono tre o due, io sono indifferente. Se qualche elettore mi vorrà ammazzare per questo, io non gli darò il mio indirizzo. Senta, in un periodo in cui l'istituto delle primarie assume sempre più vigore, persino a destra si vocifera di primarie, voi proponete di eliminare l'indicazione del capo di governo in sede elettorale. Perché questa scelta? Perché è distorcente, questo è stato un grossissimo errore di Ciampi, che io ho denunciato sul Corriere con forza, perché trasforma un sistema parlamentare in un sistema a elezione pressoché diretta del capo del governo. Allora non abbiamo un sistema presidenziale, non abbiamo un sistema parlamentare, ma abbiamo un capo del governo che dice: io rappresento tutto il popolo, grazie a quella. Se si vuol mettere il nome, allora bisogna mettere: volete Berlusconi? Sì, no, perché se no lui si prende sì che forse non ha. I voti sono dati al partito, non a lui. Un automatismo che li trasferisca a lui è un altro degli imbrogli di questo sistema elettorale.